Per quanto riguarda i quesiti referendari, prendiamo atto ovviamente delle valutazioni della Corte Costituzionale. Sono stati ammessi 5 referendum sulla giustizia. Il movimento ha già avuto un confronto ampio interno e da questo confronto ampio interno è emersa una valutazione. I quesiti referendari offrono nel loro complesso, quelli sulla giustizia, una visione parziale e sicuramente sono inidonei a migliorare il servizio, a rendere più efficiente e più equo il servizio della giustizia. È per questo che siamo orientati a respingere i quesiti referendari, però la discussione da noi è sempre molto ampia, ho già anticipato che mi piacerebbe anche coinvolgere e consultare tutti gli iscritti su questo tema e quindi lo faremo nelle prossime settimane. Però l'orientamento è sicuramente la linea politica attualmente condivisa è quella negativa, perché ripeto, non è così che si offre la possibilità alla giustizia di migliorare in termini di equità ed efficienza. Per quanto riguarda gli altri due quesiti, in particolare che non sono stati ammessi, sull'eutanasia e sulla coltivazione domestica della cannabis in particolare, prendiamo anche qui atto delle valutazioni della Corte, però diciamo anche che su entrambi questi temi sono in corso di valutazione ed esame qui in Parlamento dei progetti normativi molto strutturati, ben articolati, e riteniamo che la risposta migliore la debba dare il Parlamento, perché comunque c'è stata una raccolta significativa, una grande partecipazione da parte della popolazione su questi temi e questa richiesta, questa attesa non può rimanere inevasa. Il Parlamento è bene che si assuma le proprie responsabilità, il Movimento 5 Stelle in prima linea lo ha già fatto proponendo questi testi e aprendosi al confronto con le altre forze politiche. La Consulta ha bocciato il quesito sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, lei su questo è soddisfatto? Anche su questo eravamo noi per l'orientamento negativo, perché francamente riteniamo che un'azione diretta risarcitoria non sia la soluzione, anche se giustamente i cittadini hanno il pieno diritto di poter ottenere anche risarcimento per un danno ingiusto, se del caso anche ad opera ovviamente dell'attività di un magistrato, però l'azione diretta non ci convince affatto, perché rischia di essere uno strumento di pressione indebita sui magistrati, ai quali va garantita, perché lo garantisce la Costituzione, autonomia e indipendenza. Poi invece abbiamo anche concordato come linea politica che possiamo anche aprire una riflessione su questo punto per migliorare ancora di più questo sistema, che però secondo noi deve essere non con l'azione diretta ma sempre indiretta. Possiamo migliorarlo, perfezionarlo, sono state le modifiche del 2015, possiamo intervenire ulteriormente e apriamo una riflessione su questo punto.